Franco Iannuzzi, sabato in quel di Matera, una vera e propria finale per la lotta playoff tra Avellino e Rossanese. Indubbiamente dobbiamo centrare questo obiettivo perché i playoff ci devono sfuggire, sono molto importanti e quindi dobbiamo fare tutto per centrarli. Pronostico sulla gara? Noi dobbiamo vincere e basta, non dobbiamo guardare via di mezzo perché, ripeto, siamo una squadra forte, l'abbiamo dimostrato nel girone di ritorno, abbiamo totalizzato tanti punti, abbiamo recuperato tanti punti rispetto alle altre squadre che stanno davanti a noi e quindi in questo momento non ci deve sfuggire niente. Cosa pensa di questo silenzio stampa indetto dalla società? Ma no, questo non mi interessa, a me il silenzio stampa e fare la società non interessa a noi. Noi ci stiamo organizzando per la partita di Matera, stiamo organizzando pullman, pullmanini, macchine private, quindi saranno un sacco di gente. Io penso che a Matera saremo più di 2000 e dobbiamo dare l'apporto giusto per far sì che superiamo questo ostacolo duro che sarebbe la Rossanese. Ecco, diciamo a chi vorrebbe delle informazioni, a chi dovrà rivolgersi? Ma chi vuole informazioni, vuole venire con noi con il pullman, basta che viene qua, noi facciamo prenotazioni. Poi l'altro Irpinia staranno facendo altri pullman, ma pure nei baianisti stanno facendo altri punti, quindi ci sono problemi, ci sono tutti i mezzi per poter andare a Matera con tranquillità. Ci sono i biglietti disponibili venerdì allo stadio Tribuna Montevergi e anche a Matera ci saranno tanti biglietti, saranno più di 4000 biglietti, quindi ci dovrebbe essere problemi. Adesso sta a noi dimostrare il nostro valore, sta a noi tifosi dimostrare il nostro attaccamento a questa maglia, a questi colori che per tanti anni sono distinti in campo nazionale. Franco, secondo lei molti dicono, sostengono che l'Avellino non sia una squadra da Serie D. Perché ci troviamo a lottare per la quinta posizione in classifica? Beh, non è che l'Avellino a parte è una squadra molto tecnica e in questa categoria è molto l'agonismo, è molto importante, però devo dire la verità, noi nel giro di ritorno, tu come ben sai, abbiamo recuperato un sacco di punti sulle prime, quindi poi alla fine abbiamo steccato la partita con Milazzo, moralmente siamo scesi un pochettino tutti, però sono convinto che ci riprenderemo e usciremo alla grande in questa situazione. La città ci crede, forza lupi. Ma come la città come ci crede? Ma stiamo scherzando, ragazzi. Avellino Rossanese, uno fisso. Questa. Ci sarai a Matera insieme ai più di 2000 tifosi pronti a sostenere il lupo? Non lo so, vediamo di raggiungere Matera e forza Avellino. E mica è una sorpresa, è ovvio che vinceremo. Basta un po' di calore, solo un po' di calore dei tifosi attorno alla squadra ed è fatta. Ci sono già 2000 tifosi in partenza, lei sarà uno dei 2000? A parte dei 2000 tifosi in partenza e quelli che resteranno ad Avellino che devono avere fede nella vittoria. Lei cosa farà? A me è stata vittoria da quando abbiamo iniziato il campionato. Ti dico, ma partirà? Staremo sempre con la squadra. Chi segnerà? Questa è una sorpresa, qualche sorpresa la dovete aspettarvi. Beh, sicuramente è una partita difficile, tutti quanti sono rimasti dall'inizio, c'è chi confidava nell'Avellino, chi non confidava. Io spero una vittoria, sarà che siamo cresciuti insieme proprio qui a questo bar con l'Avellino Calcio, quindi credo che 2000 biglietti a disposizione saranno insufficienti, 4000 perdonami, 2000 già venduti, 4000 saranno insufficienti e quindi siamo tutti con l'Avellino, semplice. Cosa pensi del silenzio stampa indetto dalla società, tu che poi questa società la conosci bene poiché sono assidui frequentatori del tuo bar? Credo che sicuramente bisogna rispettarlo, in quanto se ne sono dette di tutti i colori dall'inizio, spesso è stata attaccata la società, quindi comunque ora come ora è bene, bene osservare e rispettare, perché altrimenti si farebbero soltanto inutili polemiche di cui ora non c'è bisogno, soprattutto di fronte a una partita così importante. Quindi è un momento delicato e bisogna rispettare. E rispettare, sicuramente. Poi tu sarai uno di quelli che partirà per sabato, per Matera sabato? Sicuramente ci organizzeremo per partire, sicuramente. È una partita che non si può perdere e mai come ora bisogna stare a fianco all'Avellino Calcio. Forza lupi. Forza lupi, Alessi. Spero che l'Avellino vada tutto bene. Io credo un 2-0 netto. Vedo che i lupi secondo me ce la faranno per superare questo impegno sportivo, speriamo bene. Molte persone dicono che l'Avellino non è una squadra da categoria dilettanti, intanto si ritrova a dover fare uno spareggio con un'altra contendente, perché? Per quale motivo secondo lei? Io credo che l'Avellino alle spalle ha una lunga storia di calcio a alti livelli, non ci scordiamo che è stato per 10 anni e passa in Serie A. Quindi spero che a più presto ritorni nei suoi ranghi, quello che le compete. 2000 tifosi sono già in mobilitazione, raggiungeranno lo stadio di Matera per sostenere i lupi. Lei sarà uno di quelli? Sì, sicuramente seguirò
quel gruppo che con tanta passione seguirà questa squadra, con la speranza che vada tutto bene.